Impianto recupero acque grigie della doccia. Come funziona? Come vi ho fatto vedere nel video precedente, qui sotto ho installato il serbatoio dove va a scaricare la doccia. Ecco qui, qua c'è lo scarico della doccia, finisce all'interno del serbatoio, le due pompe, sotto ovviamente il pescaggio delle due pompe, qua dietro c'è il sensore numero 1. Quello del livello che mi dice all'interno dell'acqua da riciclare nel serbatoio di recupero acque grigie della doccia, e questo invece è il sensore. Il serbatoio è completamente pieno, devi andare a scaricare nel serbatoio principale delle acque grigie. Questo è il serbatoio dello sciacquone del water. Il sciacquone del water preleva l'acqua da questo serbatoio. Qui abbiamo tutto l'impianto elettrico. Che componenti ci sono nell'impianto elettrico? Schedina di sensore di livello con relè. Qui abbiamo un trasformatore da 12 volt a 5 volt per far funzionare queste due schedine con relè, che sono per i sensori capacitivi di livello, cioè questi sensori qua, questa tipologia qua che ho spiegato nel video precedente. Questa è una schedina temporizzatrice. Praticamente per far ritardare lo spegnimento delle pompe, e dopo vedrete perché. Questo è un relè deviatore per fare una selezione. Seleziono o di far funzionare una pompa o di far scattare l'apertura di una valvola. Ma ora vi mostro in funzione l'impianto e capirete meglio. Vediamo cosa succede in questa situazione. Sotto ho il serbatoio dove scarico l'acqua della doccia, che è praticamente, diciamo, vuoto. Qui ho il serbatoio del sciacquone del water. Io vado in bagno, tiro l'acqua. E praticamente cosa sta succedendo? Mi si riempie il serbatoio dello sciacquone fino a questo livello tramite l'acqua pulita, le acque chiare, perché non ho acqua da recuperare. Cosa succede praticamente? Tiro l'acqua dello sciacquone, cala il livello all'interno del serbatoio dello sciacquone. Questo livello qua viene mantenuto da questo sensore capacitivo. Questo sensore capacitivo mi dice non c'è abbastanza acqua, quindi questa schedina qua, che funziona tramite il sensore che ho appena fatto vedere, mi fa scattare il relè praticamente è un interruttore che mi fa il passaggio di corrente e mi aziona questa elettrovalvola. Cos'è un'elettrovalvola? Semplicemente un rubinetto elettrico che mi si apre quando questo motorino elettrico mi apre la valvola. A quel punto lì l'acqua chiara dell'impianto sanitario, dell'acqua sanitaria del camper, inizia a passare tramite l'elettrovalvola e va a riempirmi il serbatoio dello sciacquone. Volutamente, se si tratta di acqua pulita, per consumarne il meno possibile, riempio questo serbatoio soltanto fino a questo livello. Ora vediamo cosa succede se vado a farmi la doccia. Andiamo ad aprire l'acqua della doccia. Adesso qui c'è il buio pesto, ormai siamo verso sera, comunque apriamo l'acqua della doccia e andiamo a vedere cosa succede. Questa è la pompa in funzione che sta praticamente alimentando l'impianto sanitario dell'acqua del camper. Qui sotto non si vede niente, ma adesso inizierà a riempirsi il serbatoio fino a quando ecco qui cosa sta succedendo. Il sensore sotto nel serbatoio sotto ha trovato dell'acqua da riciclare e quindi mi sta pompando l'acqua che ho sotto da riciclare all'interno del serbatoio dello sciacquone. Altra particolarità, se guardate, si aziona questa pompa peristaltica. Poi vi spiego il perché. Bene, ha raggiunto il livello massimo il serbatoio del sciacquone del water. Vado un attimo a spegnere la doccia. Praticamente cosa è successo?
mi sono fatto la doccia, mi sto facendo la doccia, l'acqua viene scaricata all'interno del serbatoio sotto, a un certo punto il sensore di livello che c'è sotto mi dice c'è dell'acqua all'interno del serbatoio, parte la pompa, inizia a pompare l'acqua all'interno del serbatoio del saccone. Come avete visto prima, il livello del serbatoio del saccone era basso, che è quello che mantiene soltanto l'acqua pulita all'interno dello saccone. Se c'è da caricarlo con l'acqua pulita, mantiene il livello più basso. Ha trovato acqua sporca da riciclare, derivante dalla doccia, la pompa ha iniziato a pompare all'interno del serbatoio e ha raggiunto fino al livello massimo che contiene questo serbatoio. Questo sensore qua è scattato e ha smesso di far funzionare la pompa. A quel punto lì, se mi sto facendo la doccia, questo ormai è pieno zeppo, continua a riempirsi il serbatoio che c'è sotto. Allo stesso tempo, mentre la pompa funzionava e andava a riempirmi il serbatoio dello saccone con l'acqua sporca, vi ho fatto vedere che si è azionata questa pompa peristaltica. Questa qui va a pomparmi questo liquido naturale con oli essenziali, che serve per cosa? Per andare praticamente a igienizzare l'acqua sporca che riciclo e togliergli l'odore. Così quando io tiro il sapone del water che sto riciclando dell'acqua, avrò l'acqua profumata e non che sa da odore. È più igienica, perché si tratta sempre di acqua che viene riciclata, quindi non è pulita. Cosa succede per quanto riguarda la parte elettrica? Il sensore sotto, nel serbatoio sotto, rileva che c'è acqua da riciclare. Quindi, che è questo relè qua, che relè non è altro che un interruttore, mi fa il passaggio di corrente, mi aziona il relè di questo deviatore. Questo deviatore non manda più la corrente per far azionare l'elettrovalvola e far entrare l'acqua pulita, ma devia la corrente e me la fa andare direttamente alla pompa per pompare l'acqua sporca e riempirmi il serbatoio. Oltre che mandare la corrente alla pompa per pompare l'acqua sporca nel serbatoio, mi manda la corrente anche per far funzionare questa pompa peristaltica, che in contemporanea mi dà il dosaggio corretto di liquido, di oli essenziali, per avere sempre l'acqua profumata. Cosa succede se il serbatoio dello saccone è completamente pieno? Non riesco più a metterci acqua da riciclare. Il serbatoio sotto, dove vado a scaricare l'acqua della doccia, è completamente pieno e io mi sto facendo una doccia. Quindi l'acqua rischia di fuoriuscire dallo sfiato dell'aria del serbatoio sotto. In quel caso lì si aziona il secondo sensore che mi indica che il serbatoio sotto è completamente pieno, va a azionarmi questo relè qui, questo interruttore in pratica, che farà partire la seconda pompa e andrà tramite questo tubo qui, che è un tubo come questi qua neri, che passa qui sotto, passa a fianco a questo tubo qua grande bianco e va a scaricarmi l'acqua all'interno del serbatoio principale delle acque grigie, quello più grande. Cosa sta succedendo? Si sta scaricando l'acqua della doccia all'interno del serbatoio completamente pieno. Si attiva il sensore che mi dice il serbatoio è completamente pieno. Prima che vada a fuoriuscire l'acqua dal tubo di sfiato dell'aria del serbatoio, mi fa partire la pompa mi scarica l'acqua e me la va a scaricare nel serbatoio delle acque grigie sopra. Come vedete, come si attiva la pompa, il sensore rileva subito che non c'è più acqua, perché la pompa riesce a scaricare tranquillamente tutta l'acqua che sta entrando dal scarico della doccia. A quel punto lì
andiamo a vedere qua. Ogni volta che il sensore si accende mi attiva questo relè qua. Ora vedrete, ecco, mi ha attivato il relè, questo interruttore. Mi ha fatto passare la corrente, è andato ad azionarmi il timer. Questo timer per praticamente 12 secondi mi aziona questo interruttore, questo relè. Mi fa il passaggio di corrente e mi fa funzionare la pompa per 12 secondi. La pompa in 12 secondi riesce a pompare un bel po' di acqua e andare a vuotarmela nel serbatoio delle grigie, che è, come ho detto, quello là, quello principale all'interno del campo. Così, una volta che io vado a spegnere l'acqua della doccia, perché ho finito di farmi la doccia, andiamo. Il sensore mi fa funzionare la pompa per 12 secondi e va a scaricarmi abbastanza acqua all'interno del serbatoio, quello più grande, in modo tale che tutta l'acqua che rimane all'interno del tubo e ritorna all'interno del serbatoio qua sotto non vada a farmi azionare di nuovo il sensore. Se non avessi quei temporizzatori lì, ho fatto delle prove, oltre a continuare a funzionare a intermittenza la pompa, perché come la pompa pompa va a togliermi l'acqua che rileva il sensore, mi tornerebbe indietro l'acqua del tubo che va a scaricarmi nel serbatoio principale, mi rifà crescere il livello e mi crea un loop infinito. Scarica, ritorna l'acqua, il sensore la sente, si rimette a riscaricare l'acqua, ritorna l'acqua indietro, il sensore la sente, si rimette a scaricare l'acqua. Invece, come avete visto, adesso è scattato il sensore. Dopo 12 secondi che la pompa funziona, il sensore non scatta più. Considerazioni finali: non è stato semplice, sicuramente ho da migliorare diverse cose. Per quanto riguarda la parte elettrica è stata abbastanza una battaglia, perché ho dovuto imparare altre cose, tipo come funzionano le schedine qua di Raspberry, Arduino, che vanno a 5 volt con quei sensori ricapacitivi e via dicendo. Ora però devo smetterla di creare questi sistemi, che sicuramente mi danno dei vantaggi, ma devo concentrarmi sul finire la pavimentazione del camper, sul finire la cucina, sul finire le cose fondamentali, mettere delle luci all'interno perché ho ancora il camper buio. Devo praticamente fare le cose fondamentali per poter utilizzare il camper. Questo sistema, nel caso desse problemi, lo farò funzionare come un normale pozzetto. Quindi al prossimo video.